Salve a tutti maniaci del collezionismo e benvenuti in Figur Maniaci TV! Dopo il grande successo ottenuto con la recensione della testa custom di Bardock Super Saiyan, oggi andremo a recensire, sempre per la linea Demonical Fit, la testa custom di Gogeta. Andiamo subito a vedere la scatola, che di fronte alla nostra Gogeta di spalle. All'interno troveremo la testa normale e la testa Super Saiyan. E qui nel retro abbiamo i vari volti che troveremo dentro la scatola. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo ad aprirla subito. Oh, ed eccoci qui con le nostre fantastiche teste custom fuori dalla scatola. Andiamo subito a vederle più da vicino. Partiamo dal volto integrale Super Saiyan. E questa volta devo dire che Demonical Fit ha fatto un volto con dei capelli favolosi, guardate che meraviglia. Poi abbiamo un volto a bocca aperta, bellissimo, e un volto stupendo con il sorrisino, guardate che meraviglia. Poi oltre ad avere questa testa Super Saiyan abbiamo anche la testa normale, che anche questa qui è fatta benissimo, guardate che dettagli. E per questa testa qui abbiamo solo un volto intercambiabile, che è questo qui a bocca aperta. Ecco qui. Sicuramente i più esperti di Dragon Ball sanno che questo Gogeta Super Saiyan appare per la prima e l'unica volta nel film OAV Il Diabolico Guerriero degli Inferi, dove i nostri mitici Goku e Vegeta si fondono per sconfiggere il bellissimo Janemba. I più esperti avranno sicuramente notato che i colori di questo Gogeta Super Saiyan Blue del film di Broly non sono assolutamente giusti rispetto a quelli del Super Saiyan, perché le spalline e il collo qui devono essere arancione più scuro e invece la cintura e le cavigliere dovrebbero essere di un blu più scuro. Quindi con una magia andremo a customizzare il nostro Gogeta. Oh, adesso il Gogeta è perfetto, andiamo a vederlo più da vicino, così vi faccio vedere la testa che è uno spettacolo. Sono andato a customizzare qui la spallina ed è molto semplice, questa qui è la mia prima custom di una SH Figurats. Ho spruzzato il primer aggrappante qui nelle spalline e con la bomboletta arancione l'ho colorata. Stessa cosa ho fatto sia per la cintura e sia per le cavigliere e come vedete il risultato è veramente spettacolare. Al contrario di Bardock, questa volta non mi è servito scaldare con il phon il perno del nostro Gogeta Super Saiyan Blue, perché come avrete sicuramente notato manca questo perno in queste teste custom, quindi dovrete andarlo a rimuovere dalla testa del Gogeta Super Saiyan Blue e inserirlo nella testa Super Saiyan. Se ovviamente vi capita come in questa mia seconda copia, dovete andare a scaldare leggermente con il phon qui sotto, ovviamente rimuovete il viso in questo modo qui, andrete a scaldare qui sotto e tirando leggermente il pernetto verrà via molto facilmente. Passiamo ai voti di questa fantastica testa Demonical Fit. Io sono contentissimo e gli do un 10 pieno, è veramente strepitosa. Al contrario di quella di Bardock, che questa qui non ha nessun difetto di colore e nessun difetto di sculpt, quindi è veramente perfetta. I vari volti intercambiabili non hanno nessuna sbavatura e sono perfetti, sono veramente stupendi, identici a quelli dell'anime. E la testa normale Demonical Fit è più bella di questa Bandai, come state vedendo. Sono riusciti a fare un capolavoro, che già era bellissimo quella Bandai, ma guardate che spettacolo che è quella Demonical Fit. Quindi se siete dei maniaci come me di Dragon Ball e volete avere tutte le action figure, questa testa custom non può assolutamente mancare nella vostra vetrina. E con i nostri fantastici Gogeta e Janemba concludiamo qui il nostro video. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram, che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like o un commento se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Figur Maniaci TV è tutto, vi lasciamo al video delle pose. Ciao ragazzi!